Buongiorno a Stefano Petrucci. Ciao Stefano, buongiorno. Buongiorno a voi. Ciao, ciao Stefano, ciao. Buongiorno a te. Tra poco, se ci riusciamo, avremo pure un'altra bella compagnia, caro Stefano, pure insieme a te. Proprio così, a bomba. Hai visto la semifinale di ieri, Stefano, del San Paolo? A tosse e bocconi, devo dire. Ho visto poi le fasi cruciali, purtroppo, insomma, la Lazio non ferma questa giostra di vittorie, e Napoli mi sembra ridotto malino. Tra l'altro ieri sera ha compiuto una specie di miracolo al contrario, cioè insomma Benitez è riuscito nell'impresa di sfatare se stesso. Napoli era campione uscente di Coppa Italia, ha vinto anche la Supercoppa a Doha con la Juventus, adesso sono obiettivi che entrano clamorosamente, devo dire, anche viste le previsioni della vigilia, nel mirino della Lazio, che comunque vadano alla finale di Coppa Italia, poi si giocherà con la Juventus, salvo veramente sorprese che mi sento di poter escludere, visto come sta andando il campionato, si rigiocherà anche la Supercoppa, insomma, quindi lo Tito porta a casa quantomeno due finali, ecco, ed è un esito inquietante se pensiamo alle prospettive che c'erano in questo campionato e anche ai pronostici che più o meno avevano abbracciato un po' tutta la critica romana e non solo, ecco. Sì, perché se da una parte c'è Napoli che certifica uno stato di crisi ormai evidente con ieri le esternazioni di fuoco di De Laurentiis che manda tutti in ritiro, non ha salvato nessuno praticamente, ritiro fino al termine della stagione se non cambiano i risultati, adesso fino a data da destinare. Esatto, resta aggrappato all'Europa League il Napoli. Abbiamo visto anche le immagini, sta ripassando anche adesso Sky Sport 24, Stefano, un De Laurentiis furioso. E dall'altra parte c'è una squadra che non cala mai di marcia, cioè da due mesi a questa parte. No, ma non segna più un gol, è pazzesco con quel potenziale offensivo, no? Noi spesso ci domandiamo che cosa potrebbe fare, sa, quel tesoro sparpagliato in quelle due o tre squadre. Una certamente è quella che ci sta più vicino al cuore, insomma, con quei giocatori, con qualcuno di quei giocatori, qualche pezzo, perché effettivamente anche quelli, adesso lascia stare Insigne che quest'anno si è fatto male, ma comunque anche una panchina, non quella di ieri sera come quella del resto di sabato scorso all'Olimpico, è una panchina imbarazzante per quanto riguarda i ruoli offensivi. Io capisco che De Laurentiis si può prendersela anche un po' con se stesso, perché francamente con quello che ha incassato il Napoli con le cessioni di Lavezzi e di Cavani doveva fa molto di più, perché al di là, insomma, il colpo di Higuaín rimane un colpo straordinario, anche perché non è proprio giocatore da calcio italiano oggettivamente, no? Come probabilmente non lo è Tevez, sono quei giocatori che probabilmente oggi in Italia non ci verrebbero più, chi ha avuto la forza e la bravura di prenderli un paio di stagioni fa, quando ancora ci credevano, insomma, che questo fosse un campionato d'élite. Beh, insomma, si poteva fare di più anche a livello di mercato, specialmente non pensando magari soltanto all'attacco, però è fuori di dubbio che con quei giocatori un campionato come il nostro non si può, insomma, quando va bene arriva a terzi, ecco, questa è stata una cosa, ripeto, fino a ieri c'era anche il discorso delle coppe e adesso stanno fregando pure quello, perché adesso ovviamente sì, c'è l'Europa League, ma è a quello si aggrappa De Laurentiis anche nelle esternazioni, perché c'è da salvare il salvabile, che è salvabile, insomma, se il Napoli vincesse l'Europa League sarebbe un grande risultato, però questo Napoli rischia di uscire ai quarti fondamentalmente. Sì, non fa gol, poi non fa mai gol, cioè è una cosa imbarazzante, credo che siano rimasti alle ultime 5 partite, ne abbiamo fatto uno, cioè, si è inceppato qualche meccanismo, sì. E allora Stefano, dovremmo esserci praticamente per il collegamento a sorpresa che riteniamo di poter fare, di aver fatto ai nostri ascoltatori, anche chiaramente ai tifosi della Roma, Dario Bersani e Stefano Petrucci, perché abbiamo il piacere di avere in diretta su 92.7 di Radio Stereo, non ha bisogno di presentazioni, parliamo di un campione automobilistico Formula 1, ma non solo, perché nel 2014 come nel 2012 ha vinto la 24 ore di Le Mans, ma nella Formula 1 ha disputato 231 Gran Premi, ne ha vinti 3, 19 volte sul podio, però lo presentiamo anche come grande tifoso della Roma, ci fa piacere questo. C'è con noi Giancarlo Fisichella. Giancarlo, buongiorno e grazie per la disponibilità. Buongiorno a voi. Ciao Giancarlo, ben trovato. Buongiorno. Benvenuto. Ciao. Direi forse soprattutto come grande tifoso della Roma, in questa veste, Giancarlo, perché insomma non hai mai fatto mistero di questa tua fede calcistica che purtroppo, insomma, fa tribolare te come fa tribolare tutti noi in questa stagione, soprattutto forse non ce l'aspettavamo, che cominciamo da lì.
Sì, infatti dopo una bella stagione l'anno scorso, iniziata molto bene, non finita benissimo, quest'anno avevamo qualche presupposto in più, qualche obiettivo in più, e lo stesso come l'anno scorso, è iniziata bene, però subito dopo la prima parte di campionato ci siamo un po' afflosciati, abbiamo fatto tanti pareggi, tanti errori, abbiamo perso tanti obiettivi purtroppo, e ci siamo fatti raggiungere da altre squadre in campionato. Adesso bisogna continuare a fare i risultati delle ultime due partite e cercare di arrivare, insomma, secondi almeno in campionato. Stefano? Ma io volevo chiedere a Fisichella, non avrà mai seguito questa una nostra trasmissione, ma una volta chiamò un ascoltatore che con l'accento tipicamente romano che Fisichella conosce bene, dice beh, prende Gervinho, ci serve Fisichella, cioè, e parlavamo di mesi molto felici di Gervinho e anche della Roma. Ecco, io volevo sapere se lui non ritiene che per esempio un giocatore come Gervinho sia un po' l'emblema della Roma che è stata e di quella che non siamo più riusciti, quasi mai più riusciti a vedere quest'anno, se si è fatto anche se si è dato anche una spiegazione di questo cambiamento. Ma ci sono stati c'è stato un periodo dell'anno scorso, dell'inizio di quest'anno, che Gervinho, cioè io vedevo le partite e Gervinho mi faceva veramente divertire. Io non vedevo l'ora che prendeva palla, perché metteva scompiglio in tutte le difese di tutte le squadre più forti, insomma, d'Italia, anche europee. Purtroppo in queste ultime partite Gervinho non riesce più a scalcare l'uomo, a saltare l'uomo, a fare gol, quello, insomma, la cosa più importante. Prima sì, ne sbagliava tanti, però creava tanto. Adesso non è più lui, ma come un po' tutta la squadra sta facendo fatica a ritrovarsi, penso. È quello sì. Ci piace, Augusto, sentire... Sentire Giancarlo, perché vabbè, lui che poi ha sposato la sua vita con i motori, muove da un quartiere, è un feudo romanista da sempre, no? Pietralata, Giancarlo, tu compatibilmente con quelli che sono i tuoi impegni motoristici ancora riesci a seguire, insomma, ti sappiamo ancora molto aggiornato, molto, molto addentro alle vicende, anche ripeto, quando non sono troppo positive come quest'anno, ecco, allora ti chiediamo subito se sei preoccupato adesso per questo scorcio finale di stagione. Mancano 9 partite, purtroppo solo 9, la Roma ne dovrà affrontare 9, è ancora davanti però, e quindi dicevamo prima, finché il destino dipende da te, non devi aspettare il risultato di nessun altro. Sì, infatti adesso mancano 9 partite che sembrano tante, ma sono poche, e abbiamo un punto in più sulla Lazio, e mi preoccupa perché è una Lazio che sta andando fortissimo, ma anche le altre squadre come Fiorentina, insomma, come Sampdoria, e c'è stato anche un calo del Napoli, l'abbiamo visto sia con noi sia anche ieri in Coppa, e adesso la Roma deve vincere tutte e 9, e questo è l'obiettivo più importante che adesso ci è rimasto, e ci leviamo il problema vincendo le tutte e 9. Ecco, sarebbe veramente la soluzione, la ricetta migliore per questo. Quanto è disarmante invece, Giancarlo, vedere la Juventus lassù che non perde un colpo, va a Firenze nella semifinale di ritorno, parte dal risultato sfavorevole, senza 5 titolari, con la testa magari alla Champions, uno se la può immaginare, lo scudetto praticamente già vinto, e vince 3-0 a proposito di cilindrate, che succede? Ti toglie proprio le forze mentali la squadra? Eh così sì, penso che all'inizio dell'anno ci avevamo creduto un po' tutti che quest'anno la Juventus era meno forte dell'anno scorso, ed era così. All'inizio non era una grande Juventus, ha fatto qualche errore, ha pareggiato partite che insomma poteva vincere, e dopo da metà campionato in poi è stata una Juventus devastante con tutti, anche in Coppa l'altro ieri ha fatto una cosa incredibile, una partita incredibile con la squadra B, penso, è andata a vincere 3-0 a Firenze quando si prevedeva che era una partita difficilissima anche per una squadra come la Juventus, ma invece insomma ha fatto la Juventus, e oramai è inutile che pensiamo a loro perché il campionato anche è praticamente vinto, quindi pensiamo, come ho detto prima, a cercare di fare 9 vittorie, oppure importante arrivare ai secondi, poi dopo
per il prossimo anno cercheremo di rafforzarci, di attrezzarci. Questo sì. Stefano, tra l'altro, ecco, dicevamo prima con Augusto, anche preparando il collegamento, Giancarlo Fisichella conferma l'impressione adesso che abbiamo sempre avuto di lui, cioè un romano atipico, non è il classico spaccone, no? Quello che si presenta con determinati atteggiamenti guasconi, se vogliamo, anche divertenti, non sempre, però lo ha dimostrato in carriera e anche in queste analisi, diciamo così, che prescindono da quella che è ancora la sua principale attività, si dimostra molto pacato, molto misurato, le idee chiare comunque, Stefano. Sì, no, Giancarlo è un romano che non si vergogna di esserlo, ma perché tiene lontano da sé tutte quelle che sono gli aspetti meno simpatici dei romani, quelli che magari faranno ridere in un film di quelli che vanno più o meno di moda, magari quelli che fa lo stesso De Laurentiis che produce per Natale, insomma, magari a noi romani fanno ridere un po' meno, io gli faccio i complimenti. Io volevo tornare un attimo al discorso, Giancarlo, ho seguito un po' la Formula 1 anche da giornalista e mi ricordo appunto quando c'erano gli anni di crisi si diceva nei box, no, il tema è sempre lavorare, dobbiamo lavorare, il lavoro di gruppo, eccetera. Secondo te cosa è mancato quest'anno alla Roma nei quei quattro mesi orrendi senza vittoria all'Olimpico, insomma di troppi pareggi, troppe occasioni mancate? Ma sai, qualche infortunio importante, qualche assenza tipo insomma anche Gervinho che era preso nella Coppa d'Africa, via dicendo, perdi quel treno che anche quelle due o tre partite che non sono andate bene, mentalmente ti buttano giù. Abbiamo visto anche Garcia che ha dovuto fare tantissime formazioni diverse, non c'è stata mai continuità e questo penso che sia stato un po' il problema principale. Un'altra cosa, come ti poni di fronte al problema che più viene disquisito tra i romanisti? Puoi immaginare in una radio come questa che parla H24 di Roma, quello dell'attaccante. Cioè, si è soliti dire no, serve lo spaccareti, che magari serve a chiunque, lo spaccareti se esistesse servirebbe a qualunque squadra. Per come gioca la Roma, perché l'idea che ti sei fatto te, è lì il problema, cioè serve assolutamente il finalizzatore che possa risolvere le partite anche quando giochi male, o per come gioca la Roma non servirebbe, non è quello il problema? Ma penso che serve, perché diciamo che abbiamo fatto una serie di partite che abbiamo pareggiato a 1-1, 0-0 e bastava fare un paio di gol in più e si vinceva, ed è proprio, ritornando come prima, è mancato secondo me anche Gervinho, che non era più lui. È mancata un po' tutta la squadra, e è stato preso Dumbia, ma insomma non è ancora entrato sicuramente nel gioco della squadra, nel gioco italiano. Ci sono tanti punti interrogativi su questo giocatore e speriamo insomma che per il futuro, se andiamo avanti con lui e con gli altri, che riprendano la forma giusta e che riprendano anche mentalmente tutte le forze che servono per andare avanti, per andare a segnare. Senti Giancarlo, ma non è che alla fine noi ci giriamo intorno e ecco, ritorniamo sempre al tuo, non so se definirlo amico, comunque lo conosci molto bene, Francesco Totti, dovrà pensarci lui in questo finale a, fra virgolette, salvare la Roma? Ma speriamo, lui sappiamo che quello che è un campione, ci ha risolto tantissime partite ed è lui uno dei pochi al mondo che può inventare qualcosa di diverso. È stato sempre in forma, non ha mai mollato, è più tifoso di noi, della Roma, ci tiene più di noi, però da solo non può ovviamente vincere contro altri 11 giocatori. Deve essere tutta la squadra, che deve essere insomma un tutt'uno, e tutti insieme si ritorna ad essere la Roma forte dell'inizio del campionato di quest'anno e dell'anno scorso, penso. Senti Giancarlo, tu alla Ferrari chiaramente sei legato, non soltanto da affetto, anche perché con la Ferrari corri tuttora, chiaramente in altre specialità, non in questo momento nella Formula 1, e ci eravamo messi in contatto proprio poche ore dopo, no, la prima vittoria, senza entrare troppo nel merito, però insomma motivo di soddisfazione per chi pensava magari quest'anno ci dovessero essere ancora dei momenti quasi da considerare tappe di avvicinamento a quella che poi è la grande era della scuderia più importante al mondo, perché di questo si tratta.
Sì, infatti è stato fatto un grande passo avanti, un grande lavoro, e questo ecco è un grande lavoro di squadra, di una squadra che insomma la invidiano in tutto il mondo, e si è ritornati a vincere. Questo lo può fare anche la Roma, e tutto dipende insomma da mettere un po' di puntini tutti insieme e ritornare a essere uno squadrone che fa paura anche alle altre squadre. Ci piace questo accostamento, sì. Vero Stefano? Anche in vista di Shanghai e di Torino, tanto per proseguire su questo doppio binario. Non so se anche tu abbia qualche curiosità in tema Ferrari, una finale poi prima di liberarlo, Giancarlo. No, ecco, è un po' il discorso che riguarda la Roma, secondo me è anche la stagione che la Ferrari è tornata a vivere in qualche modo. Insomma, è vero che l'applicazione, il lavoro poi porta dei risultati, perché sanno, gli interpreti secondo me erano straordinari anche l'anno scorso, quest'anno si è aggiunto qualcosa magari, ma insomma è la dimostrazione che al di là dei singoli Giancarlo conta poi appunto il lavoro di squadra. Se la macchina funziona, poi i piloti bravi ce ne sono diversi, insomma. Ci ha meravigliato infatti Giancarlo quello che ha detto, arriva bene alla fine del Gran Premio precedente, al secondo stagionale, dopo la vittoria di Vettel, quando ha parlato di un lavoro di 1300 persone, Giancarlo, dietro una vittoria di quel tipo, tutto il team, è una certo città. Tutto il team, è tutto un lavoro di squadra, è più di 1000 persone che lavorano per costruire due macchine competitive, ed ecco là che alla fine poi ecco il pilota ovviamente che vincente, che non fa errori, che fa una grande gara come l'ha fatta in Malesia, si arriva a un risultato del genere. È stata vinta sul campo a tutti gli effetti, non c'è da attribuire nessuna fortuna. È stato proprio fatto un grande lavoro di squadra, di strategia, e il pilota poi ci ha messo il suo. Quindi è qui che arrivano i risultati, è così che si raggiungono i risultati. E poi Giancarlo Fisichella, poi oltre a correre di gare ne commentare tante, adesso non solo quello, perché possiamo definire pure volto televisivo, visto pure quello che è stata la tua collaborazione con Studio Universal, no? Per film a tema chiaramente legate alla velocità, no? Ti sei divertito anche in questo, no? Beh, almeno quanto a consulenza, hai qualcosa da raccontare ce l'avevi lì, su vari fronti, in varie specialità, chiaramente. E invece l'ultima, proprio un'ultima curiosità, una sciocchezza probabilmente, proprio dovessi accostare un campione di calcio del presente e del passato a un campione del presente o del passato della Formula 1, che ti viene in mente? Che ne so, se Totti corresse in Formula 1 sarebbe, o De Rossi, o che ne so, Cristiano Ronaldo, Messi. Ma diciamo campioni del passato, sì, uno pensa subito a Maradona, Pelé, però insomma non dimentichiamoci i vari Van Basten, la gente che insomma come prende la palla, erano dei giocatori eccezionali che inventavano il tocco di classe che magari altri non avevano. Questi che hanno fatto abbastanza la differenza. Decisamente. Giancarlo Fisichella, per noi è stato un vero piacere averti in diretta, noi ti auguriamo buona giornata, buon lavoro e grazie di cuore. Grazie davvero, Grazie a voi, sempre Forza Roma. Grazie a Giancarlo Fisichella. Grazie a lui, grazie poi naturalmente Augusto all'ufficio stampa Ferrari. Chiaramente che Ferrari ci ha dato la possibilità, dopo aver contattato Fisichella, di poterla avere in diretta. Insomma Stefano, lavoro di squadra, questo è quello che emerge. Lavoro di squadra, esatto, e arriveremo pure noi un giorno in un'altra vita a vincere la 24 ore di Le Mans, caro Stefano. Deve essere un'esperienza elettrizzante, pure per gente che è totalmente all'asciutto come noi, no? Di certe nozioni. Assolutamente sì. Diciamo che per noi c'è sempre il solito discorso del gatto che si morde la coda, insomma, che a certi risultati si arriva anche con il peso e l'appoggio alle spalle di una grande tradizione. L'organizzazione è una cosa importante, la Roma ha provato a darsela, probabilmente non c'è ancora riuscita, anzi certamente non c'è ancora riuscita per certi livelli, però ecco la cosa che bisogna abituarsi alla vittoria, come fanno la Ferrari, come purtroppo fanno la Juventus, perché poi se no puoi vivere stagioni estemporanee, ma poi alla fine è sempre chi c'ha tradizione alle spalle che emerge sugli altri.
E vedremo, Stefano, anche perché ormai è imminente, siamo a giovedì, oggi che è giorno di designazioni arbitrali e sì, si entrerà in tutto e per tutto in questo Torino, Roma. Diventa, per carità, so, ne parlavamo pure con Fisichella, non è solo questa la partita, però lasciare il naso in avanti rispetto all'avversario dopo questo turno, comunque favorevole alla Lazio, sarebbe molto molto importante. Pure Fisichella parlava Ce ne sono due di turni, insomma, ovviamente c'è anche quello successivo che non ha, che è tutto da vedere, però probabilmente questo che viene è più importante. Perché la Roma avrebbe la possibilità, è fondamentale restare aggrappati a sto punto, che ci fa tanta rabbia, perché pensiamo a quanti punti potevano essere se solo un paio di quelli ignobili pareggi si fossero trasformati come dovevano in vittorie. Con una cosa finale sarebbe stato di tutt'altro segno. Sì, con una cosa poi evidente, perché poi siamo abituati all'up and down, no? O eccesso di entusiasmo oppure depressione totale a livello sportivo. Qualora invece accadesse qualcosa di negativo in questo turno, hai detto bene tu, prossimo turno già ti mette nella condizione di essere favorito, viste le partite, perché c'è Roma-Atalanta e Juventus-Lazio. Può essere un'altalena. È bene restare al secondo posto anche dopo questo turno, però qualora fosse non finisce il campionato, giusto dirlo, dai. Il campionato, se ci pensi, manca tanto, perché noi pensiamo che sia finito, ma insomma se vedi il totale, sai, la divisione è molto semplice, insomma il campionato è ancora, c'è una porzione di stagione molto molto importante, infatti io trovo irritante che si dia tutto per scontato, perché se no non è scontato nulla, nel bene e nel male, perché poi i conti vanno fatti dopo questa importantissima parentesi finale, perché se la squadra dovesse mantenere i segnali di progresso che ha espresso in queste ultime due uscite, si fa un discorso. Se la squadra ritorna negli obbrobri di 4 mesi che ci siamo, speriamo, lasciati alle spalle, bisogna fare tutti altri discorsi su tutti, ripeto, insomma, a me la Roma è sotto esame dal primo dei dirigenti fino all'ultimo dei magazzinieri. Stefano, l'appuntamento con te in radio è dalle 14, noi ci ritroviamo presto, grazie e buona giornata. Grazie a voi, ciao Stefano, a presto, ciao.